Allora, cari amici, qui i fatti evolvono. Mi è capitato sotto mano una pubblicità del presidente del settimo municipio, Francesco Laddaga, nella quale pubblicizza appunto un evento, un grande evento. Stamattina con Antonella Di Giacomo, assessore al settimo municipio, abbiamo incontrato l'amministrazione del comune di Frascati per ripartire l'iter di acquisizione dei cosiddetti usi civici, aree di proprietà del comune di Frascati che insistono nel nostro territorio. Grazie a Francesca Sbardella, sindaca di Frascati, e all'assessore Dario De Santis per la disponibilità e la collaborazione. Insieme possiamo portare finalmente a Dama questa operazione che è nell'interesse di entrambe le istituzioni e soprattutto dei cittadini. Io ho commentato dicendo: la sindaca e il subinate giocano a dama. Ora, io comprendo, anche se non sono dichiarate, quale può essere l'interesse del settimo municipio. Non capisco invece l'interesse del comune di Frascati. Si parla di usi civici. Allora, usi civici, sono andato ad informarmi. L'uso civico è un diritto di godimento collettivo che si concreta su beni immobili in varie forme, caccia, pascolo, legnatico, semina, spettanti ai membri di una comunità su terreni di proprietà pubblica o di privati, spesso in questo caso proprietà nobiliari di origine feudale. Questa figura giuridica discende dall'epoca medievale e da una tipologia di diritti tendenti a garantire bla 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 ai cittadini. Il corpus normativo di riferimento è costituito principalmente dalla legge dello Stato 20 novembre 2017 numero 168, dalla legge dello Stato 16.1927 numero 17.766 e dal relativo regolamento di attuazione bla 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 eccetera eccetera. Allora, Comune di Frascati, grazie alla capace gestione dell'epoca dei Gattopardi del Partito Democratico, è in dissesto. È in dissesto, secondo me, dal 2014-2015, ma tant'è, se nessuno poi va ad indagare perfettamente. E allora io mi chiedo, ma il comune di Frascati, cedendo terreni di uso civico, che cosa intende ricavarne? Partiamo un po' a ritroso. È emerso che la sovrabbondante cassa di fine 2020 è l'effetto momentaneo dell'enorme flusso di liquidità, contributi Covid-19 per 8.196.000 euro e spicci, anticipazioni straordinarie di liquidità 24.065 bla bla bla. Ciò ha comportato la crescita della liquidità che in due anni, da 0 a fine 2018, è passata da 0 a 13.284.000 spicci. Il saldo di cassa è dunque diventato per la prima volta positivo, cassa libera al netto dei vincoli pari a 2.974.000 spicci. Tuttavia il saldo positivo è solo apparente, perché ha svincolato indebitamente i proventi da
alienazione dei usi civici. Chi è che scrive questo? Lo scrive la Corte dei Conti, nel papello col quale dice: cari signori, dovete dichiarare il dissesto perché il vostro piano di risanamento finanziario pluriennale è stato bocciato. E poi fa l'elenco dei responsabili dell'ufficio finanziario a Frascati nel 2017-2018, sta gli importi di questa giacenza vincolata ballavano 4 a 9, 5 a 7, poi a un certo punto arrivano anche a meno. Ma quello che mi interessa è un'altra cosa. Scrive la Corte dei Conti: i proventi da alienazione usi civici, proventi per cui la legge indica una specifica destinazione, alla stregua di quanto avviene ad esempio per i proventi da sanzioni per il codice violato della strada. Come si legge nel DUP 2019-2021, relativamente al demanio civico, il Comune di Frascati, quale ente esponenziale della sua collettività, è proprietario di molti terreni siti sul proprio territorio e nel territorio comunale di Roma, ad esso pervenuti a seguito dello scioglimento dell'Università Agraria di Frascati del 1925. Cosa sono questi terreni? Sono terreni gravati dall'uso civico. È come se tu fossi proprietario di un immobile, ma hai la nuda proprietà, mentre io ho il godimento gratuito per legge. Quando io volessi riscattare questa casa, cosa faccio? Vado dal comune e dico: me la compro e pago. E che ci fanno con questi soldi i brevissimi e preparatissimi nell'ufficio finanza? Non è che ci possono fare qualsiasi cosa. La destinazione specifica emerge con chiarezza dall'articolo 24 della legge numero 1766 del 1927, dall'articolo 2,4 della legge numero 168 del 2017, che stabilisce per i comuni l'obbligo di amministrazione separata. Io non mi vorrei sbagliare se il consigliere Privitera diceva: dove sono finiti questi soldi? Il conto vincolato è stato aperto solo recentemente, parlo di 3-4 anni fa. In particolare l'articolo 24 della legge 1766-1927 e la legge regionale numero 1 del 1986 stabiliscono l'obbligo di acquistare con i proventi titoli del debito pubblico, destinazione specifica, a sua volta destinabili ad opere di interesse generale per la popolazione. È qua che mi chiedono, dico: ma vabbè, il settimo municipio, non lo so, ci farà delle... li sdemanializzerà a umma quella regione, poi magari ci costruisce. Perché il comune di Frascati invece, qual è la finalità? Visto che sono tre le possibilità: l'acquisizione di terreni di proprietà collettiva di uso civico, lo sviluppo socio-economico dei terreni di proprietà collettiva di uso civico, gli accertamenti e le verifiche demaniali, il tutto salva la sdemanializzazione e svincolo autorizzata dalla Regione Lazio. Cioè, se io devo spendere quei soldi che vengono da usi civici,
li ho investiti in titoli, per smobilizzarli devo andare alla Regione Lazio che mi deve autorizzare. Dice: che ci vuoi fare? Ci voglio fare delle case popolari, voglio comprare altri terreni ad uso civico. Va bene. E io non lo so, mi si dice che il supinate sia veramente una persona capace. Questa prima uscita voglio vedere che cosa sortirà da questa uscita, anche perché poi fra le varie cose che la Corte dei Conti scrive, ma l'ha scritto ripetutamente, rileva gravi irregolarità contabili. Sta proprio scritto qui all'ultima pagina, proprio per mettere la parola fine. Ora, siccome si tratta di bilanci, no? Si tratta di bilanci. Ma se ci sono irregolarità contabili, se ci sono errori sistematicamente ripetuti, a parte il fatto di tenere in bilancio dei residui attivi, somme che il comune aveva accertato ma che non ha incassato e che dopo un po' non li incassi più, neanche se ci metti il sale alla coda, io mi chiedo, ma tutte queste irregolarità messe nero su bianco, ripetute, ma non è che i bilanci siano stati falsi? Un bilancio falso è una rappresentazione non conforme della realtà in quel momento. Tu mi dici che abbiamo 60, 63, 65 milioni, 120 miliarducci di lire da incassare, poi una buona metà, 39 milioni, sono fasulli, non si incassano più, tant'è vero che il 31 dicembre la nostra sindaca brinderà al nuovo anno e subito dopo dovrà staccare un assegno di 1.360.000 euro o giù di lì. Vediamo, il supinate, però non ho capito, avete Maradona simile, perché mi si dice sia preparatissimo, avete un simile Maradona, e a supino gli fate fare il consigliere di minoranza. Vediamo, io giudico dai fatti.